Siamo qui questa mattina per protestare rispetto alla paventata chiusura del Dipartimento Materno-Infantile perché riteniamo che sia un errore. Innanzitutto a tutt'oggi non c'è né un progetto e quindi tantomeno una data di inizio lavori per quanto riguarda il nuovo ospedale e noi riteniamo che iniziare a spostare i reparti prima sia veramente un modo per depotenziare i servizi, i reparti che sono presenti all'interno del nostro ospedale di Pesaro. Devo anche ricordare che mi fa molto piacere che oggi siano presenti molte famiglie, molte mamme, quindi genitori, ed è stato ricordato come comunque il Dipartimento Materno-Infantile di Pesaro garantisce una sicurezza maggiore sia per quanto riguarda i bambini ma anche per le mamme, perché c'è una possibilità di un'assistenza H24. Quindi noi ribadiamo il no alla chiusura del Dipartimento Materno-Infantile perché ad oggi appunto non essendoci niente di certo non sappiamo neppure quelli che sono gli spazi che saranno necessari per dover, come dire, fare questo spostamento. Quindi prima il progetto, poi dopo poi una data di inizio lavori e poi incominceremo a parlare di spostamenti. Quindi ritengo veramente sbagliata. È sbagliato aver tentato, perché poi alla fine sembra che questa possibilità non c'è più, però noi abbiamo deciso di continuare a fare questa manifestazione perché è giusto far sentire la nostra voce. Da qualche giorno diciamo c'è stato un retrofront su questa decisione, ma non c'è nulla di certo e quindi questa mattina siamo qui a manifestare perché è un diritto di tutta la comunità avere questi reparti a Pesaro, soprattutto perché a Fano vengono a mancare dei servizi che a Pesaro ci sono, come il centro trasfusionale, ora chirurgia H24, che a Fano non sono presenti. Oltretutto a Fano la struttura è obsoleta e andrebbe rinnovata. Noi stiamo cominciando a lottare seriamente affinché questi reparti restino a Pesaro perché sono nuovi di 8 anni fa. E chirurgia, trasfusionare e urologia sono reparti fondamentali per la pediatria e l'ostetricia e ginecologia e sono qua a Pesaro. Fano è senza dubbio una struttura più obsoleta e più piccola e quindi noi non troviamo una ragione logica affinché vengano trasferiti. Ecco, questo non è questione di campanilismo, non è questione di pigrizia nel percorrere 10 chilometri, perché comunque in questi ultimi 2 o 3 anni molte donne hanno deciso di partorire a Rimini, quindi non è questione di chilometri. E noi chiediamo che non vengano trasferiti perché è la soluzione, cioè noi vediamo una ragione logica in questo, è buon senso. E quindi noi abbiamo avuto adesso delle rassicurazioni da parte della regione, ma siccome non c'è 2 senza 3, noi siamo comunque qua a manifestare affinché si senta la nostra voce, la nostra volontà. Si è dimostrato che non c'è nessun programma, perché ci sono annunci, spot che poi vengono ritirati perché ovviamente ci si rende conto della portata di questi annunci che non hanno nessun fondamento se non quello di spaventare l'utenza e gli operatori sanitari in principal modo. Oggi questo sit-in si conferma valido proprio per questo motivo, perché c'è un progetto importante del nuovo ospedale di Muraglia che questa giunta Acquaroli ha fortemente ridimensionato rispetto al progetto Ceriscioli da 600 a 360 posti letto, e si fanno annunci di spostamento di reparti. Si è iniziato con la psichiatria, si è continuato con tutti i servizi residenziali, appunto, della psichiatria, fino ad arrivare ora al reparto pediatrico, maternità, eccetera. Chiediamo con questo sit-in, senza polemiche, senza simboli, senza bandiere, ma una cosa molto semplice: il progetto dell'ospedale nuovo di Muraglia. Dopodiché si valuteranno le ricadute sui reparti interessanti al nuovo complesso. Sto facendo anche una battaglia rispetto anche ai servizi legati alla psichiatria, perché anche questa storia di anticipare lo spostamento della psichiatria e di tutti i servizi legati alla salute mentale reputo che sia veramente molto sbagliato, ma soprattutto farlo in anticipo, ma farlo andando a cercare locali in affitto quando abbiamo ad esempio l'ex manicomio, di cui è anni che ne parliamo, che potrebbe essere recuperato e potrebbe diventare veramente la sede per quanto riguarda tutte le persone che hanno problemi legati alla salute mentale.